Ciao a tutti riders, oggi ci vediamo per il secondo appuntamento di quelle che sono i podcast Black Wave. Sembro Giuliacci con questa penna in mano. E volevo intanto ringraziarvi per tutte le visualizzazioni e i commenti che ci avete lasciato ieri. Non pensavo di avere, onestamente, non pensavo di avere così tanto successo, ecco. Quindi una cosa che mi piacerebbe in più è un po' sapere cosa ne pensate voi di quello di cui abbiamo parlato ieri sera, questi tre tipi diversi di take-off. Non so se tra di voi c'è qualcuno che fa già scuola surf, che è istruttore, che ha una scuola, se ha fatto esperienza all'estero, se ha mai riscontrato questi metodi di insegnamento e cosa ne pensa, così iniziamo un po' a scambiarci le idee, un bel dibattito. Oggi parliamo un po' di quello che viene poi dopo. Una volta che ho imparato a fare il take off, non si surfa più dritti verso la riva, nella schiuma, ma cerchiamo, controllando il take off, di tagliare l'onda a destra o a sinistra, in diagonale. Ho preparato questo disegnino qua, spero che si capisca. Non sono mai stato bravo a disegnare. Abbiamo in questo caso qua un'onda sinistra, direi abbastanza indonesiana, da quella che è la forma perfetta del tubo, e abbiamo due surfisti. Spero che si capisca che siano due surfisti, ecco. Questo qua è uno, questa è la punta della tavola, la testa sta remando, questa è la punta della tavola, la testa, ci abbiamo anche il leash e anche lui sta remando per prendere l'onda. Come potete notare, sono indirizzati in due modi diversi, ok? Come mai? Andiamo giusto a parlare di questo oggi. Perché angoliamo il take off? Non so se vi è mai capitato, anche durante i nostri corsi alle prime armi o all'estero, vi alzate in piedi, surfate la più bella onda della vostra vita, prendete i 90 all'ora con le guance che sbatacchiano a questa maniera, scendendo velocissimi dall'onda, poi arrivate a un certo punto che la tavola rallenta, la schiuma, l'onda dietro di voi vi colpisce, vi travolge e vi ritrovate a cadere sempre all'indietro. Questo accade perché non viene angolato il take off, quindi si scende giù troppo dritti, non da qua dove lui, ma da questo punto qua, che è il punto dove si rompe l'onda. Se io seguo la verticale, quindi questa è la cresta dell'onda, quando siamo di fianco, quando siamo sdraiati sulla tavola a remare, abbiamo la cresta dell'onda che indica i 90 gradi, davanti a noi c'è la spiaggia a 0 gradi. Se noi ci troviamo in questo punto qua e scendiamo e remiamo giù dall'onda remando a 0 gradi, quindi dritti verso la spiaggia, molto probabilmente in casi come quest'onda qua molto ripida, probabilmente vi impuntate, si fa nose dive, quindi la punta della tavola va come un sommergibile a salutare Nettuno e voi vi ritrovate travolti e lanciati in avanti. Quindi questo succede, occio, la volta dopo provate ad angolare un po' più la tavola. Questo per evitare di 1 fare nose dive, 2 scendere ai 200 all'ora dall'onda, trovarvi nella parte piana e poi essere travolti dalla schiuma dopo. Perché ho fatto due disegni? Ovviamente perché quando siamo in acqua abbiamo mille variabili. Io posso cominciare a remare quando l'onda è ancora abbastanza piatta e sono qua, oppure se sono qua o qua in mezzo. Quando è il timing? Quando è il momento giusto per dare quelle che noi durante i corsi chiamiamo le ultime tre bracciate belle potenti e poi alzarsi in piedi? Quando ovviamente arriviamo in questo punto, quindi se io comincio a remare l'onda che mi trovo qua nella parte piana, non nella parte più ripida dell'onda, comincio a remare, man mano che l'onda si srotola verso di noi, noi andiamo avanti, ecco che il punto X e noi ci andiamo a congiungere. In questo momento qua io vado a contare ancora tre belle bracciate, le più potenti che ho. Con queste tre bracciate dovrò andare a indirizzare la tavola spostando il mio peso, in questo caso essendo una sinistra verso sinistra, e remando un po' per angolare la tavola. In questo caso qua le ultime tre bracciate mi permettono di prendere la velocità dell'onda e di essere già pronto in diagonale. Una volta che sono in piedi, mantenendo un po' l'inclinazione verso l'onda, io riuscirò a scendere dall'onda e mantenere una linea mediana senza arrivare mai alla base. Se arrivo sulla base, rallento. Se vado troppo in alto, esco fuori dall'onda. Quindi
questo è una roba abbastanza difficile da fare le prime volte. Quindi Ocho ci vorrà un po' di tempo, abbiate pazienza, ma nel momento in cui vi trovate così nella linea mediana, quest'onda qua ve la ricorderete per il resto dei vostri giorni. Quindi che io sia qua o che io sia qua, devo capire quanto angolare il take-off. Se sono nella parte più pianta dell'onda, praticamente sono a 0 gradi, perché devo riuscire ad incrociare quella che è la diagonale dell'onda con la mia remata per arrivare nel punto X e dal punto X angolare il take-off. Se già io mi ritrovo nel punto X, posso già cominciare a remare in diagonale, le ultime tre bracciate comincio a darle in diagonale, sempre per evitare di perdere l'onda. Quindi abbiamo parlato di cose abbastanza importanti adesso. La prima, se scendo troppo dritto e vengo travolto dalla schiuma, al giro dopo provate ad angolare il take-off di più. Se non riesco neanche ad alzarmi in piedi perché la punta della tavola va come un sommergibile a salutare Nettuno, di nuovo sono partito troppo dritto. Se sono molto sulla spalla, non do le ultime tre bracciate, l'onda probabilmente mi passa sotto, quindi la questione di timing è di nuovo importantissima. Se sono dritto a 0 gradi, sono giusto e quando arrivo nel punto di rottura dell'onda non vado ad angolare, torno ad avere questi problemi di scendere troppo dritto oppure di fare nosedive. Non so se avete mai provato a fare questo, se già lo fate di default e non sapevate di farlo oppure no. Quando questa situazione si sblocca, la prima volta che torniamo in acqua possiamo provare a fare questo. Non importa il livello che avete. Ovviamente, se sono le prime volte che faccio surf e mi alzo ancora in piedi col ginocchio, come vedevamo ieri, probabilmente ci sarà anche un istruttore con voi che vi aiuta a sostituire queste tre bracciate belle potenti, vi dà una bella spinterella e quindi si surfa dritti verso la schiuma. Nel momento in cui cominciate a remare da soli per prendere l'onda non rotta, provate ad angolare il take off e vedere anche secondo voi qual è, a seconda del punto dove mi trovo, il take off più idoneo da fare. Per esempio, tornando al discorso di ieri, a me piace molto surfare con longboard, quindi anticipo sempre molto questo punto, il punto più ripido dell'onda, mi alzo già in piedi con longboard quando sono ancora in questa parte molto piatta dell'onda, riesco a fare un pop up. Quando con la tavoletta vado a surfare onde un po' più impegnative e mi trovo in questo punto, io col pop-up onestamente mi trovo spesso in difficoltà, preferisco appoggiare prima il piede dietro e poi quello davanti. Cosa molto importante, se arrivo dai primi corsi dove si surfa tutti assieme verso riva, ci si batte 5, si fa party wave, adesso bisogna cominciare a pensare alle precedenze, una cosa molto importante nel surf per evitare di farsi male, quindi sicurezza prima di tutto. La regola principale da tenere sempre a mente è che c'è un'onda, un surfista. Se ne ho due, uno dei due deve fermarsi. Chi in questo caso si ferma, quello più lontano dal picco, perché sta ancora remando per prendere l'onda quando quell'altro probabilmente è già in piedi a surfare. E se taglia l'onda in diagonale, mentre chi è più distante dal picco e ancora rema dritto, rischiate di fare un bel incidente. E oltre a rischiare di rompere la tavola, ci si rischia anche di fare male, perché le pinne, comunque la punta della tavola, sono armi abbastanza pericolose. Quindi, come si riconosce chi è più vicino al picco? Un po' per esperienza, ovviamente, ci vuole un po' di occhio e un po' di pazienza per capire da che parte si rompe l'onda, se l'onda ancora non ha rotto da nessuna parte. Quando l'onda comincia a rompere, come in questo caso, se io sto remando, mentre remo, guardo a destra e guardo a sinistra. Se a destra c'è già la schiuma e un surfista in piedi, allora devo sedermi sulla tavola e lasciare l'onda. Se guardo a destra c'è l'onda rotta, nessuno in piedi, guardo a sinistra, l'onda non è rotta, è ancora più piatta, vado ad angolare a sinistra e so che l'onda è la mia. Se ci sono delle persone davanti, posso farglielo notare in maniera gentile, possibilmente, magari facendo un fischiettino o un richiamo da fringuello, se lo sapete fare. E quindi ecco, farsi vedere, perché non è detto che una persona che è davanti a voi poi abbia
l'esperienza da riuscire a capire se l'onda è destra o sinistra e se è in precedenza o meno. Quindi se voi siete sicuri di esserlo, comunque un richiamo verbale, sempre in maniera educata e gentile, può evitare brutti scontri e brutti inconvenienti. Viceversa, immaginate che l'onda sia una destra, è il contrario. Voi state remando, guardate la vostra sinistra, se a sinistra c'è già qualcuno in piedi che sta tagliando verso di voi, quella è la sua onda. Sedetevi bene indietro sulla tavola, alzate la punta, che la tavola va in stallo, frena e nessuno si fa male. Non lasciate mai la tavola. In questo caso qua, se vedete che qualcuno parte, voi vi ribaltate in acqua così vi fermate, ricordatevi che avete ancora circa 2,5 metri di liscio e 2,5 metri di tavola per un totale di 5 metri, dove intorno a voi è tipo il raggio, l'alabarda spaziale che massacra tutto quello che vi è vicino. Quindi attenzione, mi raccomando. In questo caso qua la cosa migliore da fare è sedersi sul tail, quindi sulla coda della tavola, e alzarla bene e fermarsi. E, se avete dubbi, chiarimenti di cui avete bisogno, lasciateceli nei commenti. Ieri sono state commentate tantissimo le mie ciabatte. Ecco, più di quello magari fateci sapere cosa ne pensate, se avete mai provato ad angolare questa cosa qua, il take off. Oppure no, e se questi consigli possono sembrarvi utili o meno. Peace.